e sposa al Salone Mediterraneo, qui con noi il patron Fabio Pianterosi. Allora, raccontiamo un po' le novità di quest'anno per la 10ª edizione della vostra fiera. Una scelta importante è quella di appunto trasferirla al mese di gennaio. Sì, questa è stata una scelta nostra, questa è una delle grossissime novità, perché di solito le 9 edizioni precedenti si svolgevano nel mese di novembre. Quest'anno una grossa novità pure che abbiamo, siamo l'unica fiera che presentiamo un testimonial maschile, che in questa edizione è Stefano De Martino, marito del Belen Rodriguez. Una scelta abbastanza particolare che però si affida proprio ad un personaggio importante, il personaggio del momento. Perché questa scelta? Perché abbiamo reputato che la coppia dell'anno di Stefano De Martino con Belen Rodriguez desse un valore aggiunto alla nostra manifestazione. Ricordiamo che però la fiera non sarà solo grandi ospiti e grandi nomi, ma anche e soprattutto grandi brand. Una novità importante è proprio quella di inserire nella vostra fiera dei workshop, infatti non a caso ci sarà la presenza di Enzo Miccio. Sì, il giorno 23 che farà un workshop e a seguire subito la sfilata di Adele del Signore. Un evento, quello di Esposa, che si trasforma appunto in un evento, dalla fiera all'evento, un passo davvero importante. Infatti il termine fiera per me è un termine obsoleto, quindi per noi è un evento che dura 9 giorni, quindi ogni giorno sarà un evento proprio. Francesca Fioretti, allora diciamo che tu sei un po' il volto di questa fiera Esposa, presentatrice di questo grandissimo evento. Come ti senti ad affrontare questo compito abbastanza importante? Sì, no, in realtà sono felice, più che sono emozionatissima, sì, perché fondamentalmente è un passo un pochino in avanti, no? Prima fondamentalmente negli altri anni ho sfilato come ospite, quest'anno mi è stato dato un compito un pochino più, diciamo, arduo, però mi sento a casa perché loro sono fantastici, Diego l'organizzatore, il direttore artistico, e Fabio l'organizzatore della fiera, quindi sicuramente andrà benissimo. Sei reduce da un'esperienza televisiva bellissima, molto avventurosa, Pechino Express su Rai 2, com'è stata questa esperienza? Questa esperienza è stata l'esperienza più bella della mia vita, perché mi ha riempito proprio a livello umano, e ho visto posti che mai avrei potuto vedere normalmente, perché noi viaggiamo in linea di massima da turisti, quindi fondamentalmente quando ti ritrovi ad affrontare un'avventura come Pechino Express ti cambia completamente il modo di vedere le cose, come è successo a me fondamentalmente. E la cosa che mi ha colpito è stata la gente, la popolazione del posto che ci ha accolte in maniera, diciamo, carina e poco, quindi erano la nostra famiglia in quei posti così, così difficili fondamentalmente. E questo è un aspetto che tu hai sottolineato molto sui social. Infatti tu sei sempre stata a contatto anche da Pechino con i tuoi fan. Sì, no, i social oggigiorno sono fondamentali per chi fa questo comunque lavoro, ed è il modo più carino per comunicare con gente che siamo tutti normali alla fine, siamo tutti ragazzi, e quindi mi sembra assurdo non trovare il mezzo per comunicare con gente che ti vuole chiedere normalmente cose banali, cose normali, cose da amici, e quindi è un modo carino per mantenere i contatti vivi fondamentalmente. I giornali però parlano di te anche per una storia d'amore. Sì, diciamo sono serena in questo periodo, sì, è vero. Come va con il calciatore Astori? Va bene, va bene. Diego Di Flora, direttore artistico di Esposa, una fiera che si trasforma in un evento. Guarda, io ho sempre detto che le fiere sono un po' bistrattate, no? in questa regione. Per me una fiera è un evento, è un incontro di persone e di personaggi che si uniscono per 9 giorni, come nel nostro caso, e che creano un evento. Il nostro evento sarà continuo, ogni giorno, workshop, sfilate, testimonial, voi che ci seguite, e
soprattutto i protagonisti sono i visitatori, che speriamo che vengano in tanti. Un evento che ha un programma bello ricco, a partire dalla presentatrice. La presentatrice è una mia carissima amica, però è una grandissima professionista, protagonista di un successo molto importante, quello di Pechino Express, che è il mio programma preferito, quindi lei ci doveva essere quest'anno. E una ragazza che è uscita da un reality, ma ha avuto un percorso professionale molto importante, quindi ecco perché è qui con noi. È molto importante anche il personaggio principale di questo evento, quale Stefano Di Martino, una scelta particolare nel mondo del wedding. Per quanto riguarda le fiere, si usa la testimonial femminile. Voi avete puntato tutto su Stefano De Martino. Guarda, l'anno scorso ho scelto Raffaella Fico col pancione, quindi già questo ti fa capire che siamo una fiera che andiamo un po' controcorrente. Quest'anno ho scelto un uomo perché è la prima volta che un uomo sia testimonial di una fiera di settore. Mi sembra giusto dare sempre attenzione, diamo sempre attenzione alla sposa, per carità, non me ne vogliate spose, però un po' di attenzione anche a noi maschietti, che mi sembra il caso. Direttamente dal backstage della sfilata di Espose, in compagnia di Maria Rosaria Cacciapoti, stilista di Vanitas, marchio sponsor di questa fiera. Un grande onore per voi. Sì, è un grande onore per noi, anche perché la fiera quest'anno è il suo compleanno, compie 10 anni, quindi ci fa piacere festeggiarli insieme a coloro che hanno creato la manifestazione, al patron Fabio Piantedosi. Una collezione, la vostra, che si arricchisce di pizzi, di merletti, di trasparenze, indossati al meglio da una testimonial tra le più belle. Sì, la sposa dell'anno, la Belen Rodriguez, e quest'anno va Vanitas lancia anche l'uomo, e il testimonial è il marito della Belen, Stefano De Martino. Come mai questa scelta, di a parte per le loro nozze dell'anno, diciamo, come mai avete puntato proprio su questi due protagonisti? Allora, perché innanzitutto sono giovani, sono belli, e lei è molto affascinante, molto bella, e rispecchia molto il nostro stile, quindi abbiamo scelto lei per questo. Cerchiamo un po' di raccontare il vostro stile. Diciamo che è un po' impossibile, visto la bellezza dei vostri abiti, ma cerchiamo di utilizzare le parole migliori per descrivere il vostro stile. Diciamo che lo dovresti più dire tu al di fuori che io. Io posso solo amare il mio stile, è ovvio. Ti posso dire le ispirazioni di quest'anno, magari. È una sposa un po' bizantina, ricca di pietre e di ricami, mantenendo sempre le tradizioni. Diciamo, ci teniamo che la sposa porti il velo, ad esempio, e con delle acconciature molto particolari quest'anno. Vanitas quest'anno si è impegnata in un progetto molto importante, parliamo della cooperativa Altri Orizzonti di Casal di Principe. Sì, infatti abbiamo dato l'opportunità a una di queste donne disagiate e raccolte un attimino per migliorare la loro vita, di fare degli stage nei nostri laboratori. Quindi non resta che affidare il tutto ai vostri abiti in passerella e quindi goderci lo spettacolo. Eh sì, in bocca al lupo. Sul palco un uomo, ma più che uomo è un attore, e noi tutti lo conosciamo perché è stato protagonista di un, non solo di un, mi correggo perché devo leggere, perché è talmente importante che ha fatto parte di tantissime e numerosissime fiction come Incantesimo, L'onore e il rispetto, Squadra antimafia, ma la maggior parte delle persone lo conoscono come il malese, ed invito sul palco Giuseppe Zeno. Buonasera. Buonasera Giuseppe, un bacino. So che tutte le donne mi invidieranno per questo bacino. Tantissime. No, io ti ringrazio per la presentazione. Sì, perché ti conosco come malese, effettivamente. Sì, una cosa bruttissima, orrenda. Perché? Una cosa che noi chiamiamo. Fatichi una vita e poi ti ritrovi. No, però sono contento che la gente abbia seguito, ma soprattutto che abbia capito un aspetto particolare di quel progetto lì. Però io verrei al dunque, perché abbiamo poco tempo, vedo, ho visto tutti i modelli, le modelle dietro e tutte quelle cose. Sono tutti emozionati.
io faccio una premessa breve, innanzitututto saluto tutti, sono sempre un po' emozionato e contento di essere qui perché da Campano vedi tanti amici in platea, caro Antonio, e voglio dire io sono napoletano per cui non potevo esimermi dall'essere presente qui. Non sono un ospite, in genere ci sono tanti ospiti durante questo tipo di manifestazioni, io sono qui in via prettamente affettiva. Sì, perché hai prestato il conto per il lancio di no, sono qui perché c'è mio cugino, dietro le quinte c'è una diatriba, una lotta. E lo invitiamo sul palco? Arriverà sul palco, tra un po' lo chiamiamo.